prosegue la raccolta firme portata avanti da Sunia e Comitato Inquilini di Via Malpighi per la rimozione della copertura in amianto delle case popolari. Prossimo appuntamento lunedì 24 ottobre in Palazzo Comunale nel corso della prossima seduta consiliare. Raccoglieremo altre firme e le chiederemo anche ai consiglieri che andranno ad aggiungersi così alle 1000 già ottenute, annuncia Fabio Buricchi, segretario del Sunia. Nella petizione si chiede che il sindaco si impegni a fondo per la rimozione e la bonifica dell'amianto presente nelle case popolari di Via Malpighi, che si adoperi inoltre a predisporre un piano di monitoraggio immediato. Inoltre si chiede che si mettano a conoscenza i cittadini sugli effetti della presenza di amianto in città. Prioritaria la programmazione seria e puntuale di un risanamento, di una manutenzione, di un intervento complessivo in tutte le case popolari presenti nel territorio aretino. Siamo preoccupati, conclude Buricchi, di come l'assenza di una politica nazionale e regionale della casa, con conseguente mancanza di fondi, renda inadeguata l'offerta di alloggi e quasi inesistente la necessaria manutenzione. Anche per questi motivi, lunedì chiederemo ai consiglieri comunali di sottoscrivere la nostra petizione e saremo a loro disposizione per incontrarli, magari in via Malpighi, per presentare loro la situazione.